È bellissimo, brava gente. Bene, ci siamo. Questo santo frate cappuccino, dove in questa basilica ne è custodita la memoria, ci ricorda due o tre cose. Una che fa proprio a caso nostro alla vigilia del 13 maggio, in questo mese di maggio, si passa per Maria per arrivare a Gesù, era un po' la sua indicazione. E poi in ogni cosa diceva: è stata la Madonna a salvarci. E morì dicendo: o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E ancora la sua preghiera finale in ogni sermone, in ogni momento, diceva: o Maria, mostraci di essere madre. E stasera glielo chiediamo anche noi: Maria, mostraci di essere madre. Ecco perché San Leopoldo Mandic sosteneva che praticamente davvero solo attraverso la Madonna. E vedete, qua c'è gente che va dentro. Ci sono delle file perché c'è una devozione molto forte al santuario. Eccoci qua, eccoci qua, noi entriamo, vengono a prendere l'olio, pensate. Qui c'è anche la brava gente, che salutiamo. Eccoci qua, entriamo in questa basilica. Eccola qui, brava gente, Santa Maria della Consolazione. E andiamo vicino alle reliquie di San Leopoldo Mandic. È bella Santa Maria della Consolazione. Eccoci qui, brava gente. È proprio qui, davanti a San Leopoldo Mandic, che vogliamo leggere il Vangelo. E io metto qui sul registro una firma per tutti voi. Vedete qui? Metto così per la brava gente. Ottienici ogni grazia. Eccoci qua, brava gente. Dentro non prendeva bene, però avete visto, ho messo la firma sul registro. Donata, prendi un momento il registro che facciamo vedere la firma che abbiamo messo per tutti. Mi fermo qui davanti alla chiesa, ecco, mi metto quasi in ginocchio, brava gente. Ho chiesto, adesso vi faccio una sorpresa, ho chiesto ai frati cappuccini di incontrarci a fine maggio con la brava gente qui. Che ne pensate? Che ne pensate? Ditemi, fatemi sapere se siete d'accordo a fare un incontro a fine maggio tutti quanti. Ho anche acceso la candela. Ecco qua, vedete che brava Donata, eh? Ecco qui, vedete, ho messo per tutti voi, ecco, per la brava gente, ottienici ogni grazia, Fra Enzo, a San Leopoldo Mandic. E abbiamo acceso una candela, eccola qua, per tutti voi, brava gente. Eccoci qua, allora vogliamo ascoltare il Vangelo che i santi ci rimandano sempre a questa pagina straordinaria di Vangelo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io state anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Eccoci qui, brava gente. Io ho scritto qui nel commento. Adesso mi giro così, facciamo. Eccoci qua, brava gente. Mi giro così, vedete la basilica e anche questa piazza. È dietro a noi questa basilica, eh.
Santa Maria della Consolazione, ecco, proprio alle nostre spalle, una mano materna. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Il Vangelo è molto intenso, brava gente. Oggi è un giorno intensamente mariano. Il 13 maggio 1917 la Madonna apparve a Fatima ai pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Non possiamo non ricordare, come sempre, il 13 maggio di qualche decennio più avanti. Nel 1981 avvenne l'attentato in piazza San Pietro a Papa Giovanni Paolo II. Fu lo stesso pontefice, parlando nel 1994 ai vescovi italiani, a riconoscere l'intervento salvifico di Maria, un po' come diceva anche San Leopoldo Mandic, vedete, Maria ci difende, ci protegge. Fu una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola e il Papa agonizzante, trasportato a Policlinico Gemelli, si fermò sulla soglia della morte. Il Vangelo di oggi è il cosiddetto testamento di Gesù. In un testamento una persona rivela tutto ciò che è, come la pensa, come ha pensato la propria vita, l'amore che ha riversato verso i propri cari. Nel suo lascito Gesù non dice a te Pietro lascio questo, a te Giovanni quest'altro, un po' come fanno i genitori, eh? No, Gesù dice una cosa bellissima, vado a prepararvi un posto per tutti. Vogliamo somigliare a Gesù? Vogliamo fare il suo invito? Ma vogliamo somigliare a Gesù, brava gente? No, voglio sentire. Vogliamo somigliare a Gesù? O vogliamo somigliare, che ne so, alle persone che... A chi vogliamo somigliare? A chi vogliamo somigliare, brava gente? Noi vogliamo somigliare a Gesù. Essere persone che preparano un posto per l'altro. Significa essere uomini e donne che fanno spazio all'altro. Vi prenderò con me. Significa non lasciare nessuno solo. Spartire la propria vita con l'altro per incarnare la logica della condivisione, la logica delle, non la logica dell'esclusività, ma la logica dell'inclusività. C'è un'affermazione che generalmente la vita ci regala. Guardando il figlio si indovina il padre, vero brava gente? Ebbene, guardando Gesù si guarda il padre, si indovina il padre. Non c'è affermazione più calzante che il Vangelo poteva regalarci. Chi ha visto me ha visto il padre. Oggi Gesù ci dice che è il figlio, che è figlio di un Dio costruttore, che si fa strada per noi, che diventa la nostra strada. Anche quando non troveremo più nessun sentiero a disposizione, Lui sarà lì per farci camminare, per dirci che la parola fine per Gesù non esiste. Niente nella vita potrà fermarti, abbatterti, schiacciarti. Ve lo vorrei dire, brava gente, niente, niente. È il figlio di un Dio medico che desidera la vita per ciascuno di noi, non la morte. Che vuole guarire le ferite e non farle sanguinare. È il figlio di un Dio vero, che non ama prendere in giro l'uomo con false promesse, spiagge dorate, illusioni temporanee, effetti speciali, chi vi promette subito un posto di lavoro, chi vi promette subito scommesse vincenti, vi sta ingannando, brava gente. È un Dio, è il nostro, che mette di fronte e ci mette di fronte alla verità. Francesco d'Assisi commenterebbe così: quanto vale l'uomo dinanzi a Dio, tanto vale nulla più. Ma non è bellissima questa affermazione, brava gente? Quanto vale l'uomo dinanzi a Dio, tanto vale nulla più. Un Dio fedele, che non si prende gioco di noi, che ci aspetta, anzi, che prepara per noi un posto al suo fianco. Scrive uno scrittore: la strada più sicura per l'inferno è il graduale pendio dolce, morbido sotto i piedi, senza brusche svolte, senza tappe, senza segnaletica. È vero, brava gente.
la strada per l'inferno è senza segnaletica. Ti dice sempre fai ciò che vuoi, eh? Invece Gesù ti dice, la segnaletica di Gesù è fai il bene, opera il bene. Invece il cammino di Gesù è fatto di svolte impreviste, di incroci che sono incontri, di tappe fatte di condivisione. Ma non sia turbato il nostro cuore, così inizia il Vangelo di stasera. Non sia turbato il vostro cuore, non sia turbato il nostro cuore, brava gente. Come Francesco d'Assisi, che ha voluto percorrere le svolte di Dio, questo straordinario cammino attraverso l'invenzione della fraternità. O mano materno di Maria, guida il nostro cammino. Ecco il buon cammino, brava gente, eh. Buon cammino, direi buon inizio di giornata, brava gente. E ora che abbiamo superato, come si dice, 1000, 2000, noi vogliamo, mi sta dicendo, nella navata centrale verso l'altare prende bene la connessione, c'è la Madonna e la prende bene, se vado non va via. Così ci avviciniamo, diciamo che stava in Maria e poi saluti, brava gente, vediamo se ci riusciamo. Nobile. Eccoci qua, vediamo ci riusciremo. Eccoci qua, vediamo. Eccoci qua, brava gente, come state? Adesso come ci siamo detti? Vediamo se pente, insieme avvicinandoci a Maria della Consolazione, per questo mese di maggio abbiamo detto un'Ave Maria. E sono 1000, 2000 Ave Maria, 30.000 Ave Maria, eh? Per la pace, per il Papa e per le intenzioni che portiamo nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E qui c'è anche la Madonnina di Fatima, brava gente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ora vado ai saluti, brava gente, eh? Davanti alla Madonna, stasera facciamo questi saluti. Vi chiedo di condividere, questo ormai lo fate e vedo anche bene. Scrivetemi un'email se volete, se mi dimentico qualcosa riscrivetemi su Messenger tranquillamente e vado ai saluti. Lina vorrebbe gli auguri per l'anniversario di matrimonio delle figlie e una festeggia 10 anni e l'altra 1 anno. È un pace e bene a tutte e due voi, eh? Cara Lina, un augurio per le tue figlie. Poi Maria Rita vorrebbe gli auguri per i suoi 66 anni e un saluto per la cara amica Angela, eh? Ogni bene. Fiorella vorrebbe gli auguri per Chiara, eh? Siamo in cura ancora a Verona e anche il marito che ha lasciato le sue figlie in Calabria. Ogni bene, eh? 31 anni Chiara, coraggio. Poi Graziella Rustico, una preghiera per la famiglia sicuramente. Maria Luisa, ogni bene. Marcella Maestrini per la nipotina Ginevra, 7 anni, che la affidiamo a Maria, ogni bene. Poi Raimondo da Malta per il fratello Lino, 70 anni, che ha subito un intervento, un infarto, mi pare. E ci siamo, brava gente, ci siamo. Coraggio, ci vediamo domani sera. Domani fate una preghiera perché starò alla scuola di giornalismo a Perugia per una lezione. E poi vi do gli appuntamenti più importanti. Dal 2 al 4 a Trento e poi il 21 e il 22 al Salone del Libro di Torino. Per il Salone del Libro di Torino ho messo il posto, quindi potete vedere, e sarò lì 2 giorni. Coraggio, brava gente, coraggio, affidiamoci insieme a Maria e lei ci difenderà. Luisa, Elisa,
Mena, Giovanna, Anna, Marco, Angelo, Mauro, ogni bene, brava gente. Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente.